Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale. Ragazzi, oggi vi farò vedere come recuperare il rebreather giallo, ragazzi, dal colpo al casino. Quindi, requisito sala giochi, ragazzi, dovete preparare il colpo in questa maniera. Vi faccio vedere, dovete fare il colpo nella maniera imbroglio, quella che vedete in basso al centro. A questo punto, una volta che avete scelto questo approccio, dovete andare a preparare il colpo e dovete avere sbloccato il completo della Bugstars, ragazzi, quello che ci darà il rebreather. A questo punto vi voglio anche consigliare, non fate l'errore che ho fatto io, di andare a mettere il tesserino di secondo livello e lo comprate in questo slot. Switchate una volta a destra, schiacciate X o quadrato se giocate da play per comprarlo. Quindi ragazzi, a questo punto andate semplicemente ad avviare il colpo, invitate un vostro amico all'interno della lobby e una volta che siete in questa schermata, mi raccomando, dovete selezionare come entrata il completo della Bugstars, ragazzi. Con questo colpo settato in questa maniera, se andate a sbloccare il completo della nose, potrete fare anche quello, ma quello vi faccio un altro video. Quindi a questo punto andiamo a selezionarci il completo che porterà, ragazzi, il rebreather giallo e una volta che l'abbiamo indossato andiamo ad avviare il colpo. A questo punto, raga, andiamo su stile e teniamo o freccia sinistra o freccia destra premuta per switchare le luci bestiario. Lo facciamo per circa 30 secondi. Dopo che l'abbiamo fatto, ragazzi, andremo ad aprire il menu o Xbox, ragazzi, o il menu PS se giocate da PS. E dobbiamo aspettare che ci dà il crash della sessione, quindi per inattività. Di solito sono circa 2 minuti e mezzo, 3, ragazzi, col menu aperto. Quindi a questo punto, una volta che avete switchato, aprite il menu. Ora a me non si vede perché ho registrato con la chiavetta e non la scheda d'acquisizione e aspettiamo i 3 minuti. Vi voglio ricordare che funziona solo uno alla volta, quindi non state a farlo in due, lo fate uno alla volta, perché sennò il glitch non viene. A questo punto, regà, quando saranno passati i 3 minuti, ci darà questo messaggio di allerta che siamo stati cacciati per inattività. Accettiamo questo messaggio, ragazzi, e ci rimanderà online. E quando spawneremo, sbadabam, regà, avremo l'outfit con il completo della Bugstars e il rebreather. Il completo non ce ne frega niente, ne facciamo il tutto per avere il rebreather giallo, ragazzi. Quindi, come facciamo a prendercelo? In tanti me l'hanno chiesto perché c'è un bug che se andate a fare il glitch del cannocchiale vi porta anche il cappellino, perché è giusto così. Quindi dobbiamo andare dal negozio di maschere, ragazzi. Una volta che siamo andati dal negozio di maschere, andiamo sui cappelli e andiamo a togliere il cappello semplicemente. A questo punto lo salviamo in questa maniera, ragazzi, e abbiamo il rebreather giallo singolo. Per passarlo su qualsiasi outfit, glitch nel cannocchiale, semplicissimo. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, attivate tutte le campanelle e iscrivetevi. Bella regà, alla prossima. Sbadabam!